siamo sentiti. Noi ci siamo sentiti, sì. Loro ed ero molto curioso. Eravate quelli di cui ero più curioso. Sì, sì. Questa è una grazie. Cosa. Per l'energia che mi avevate trasmesso già nei primi. No, sono cose che ci fa piacere. Mi raccontate un po' di voi? Che io un po' ho studiato, loro non sanno niente, quindi. Tu hai studiato? Sì, io ho studiato. Allora, molto semplicemente, siamo un biker club, quindi ci siamo costituiti nel 2015, a giugno, fine giugno. Allora, in pratica fra un paio di settimane sì, facciamo 2 anni di complimenti. Ci siamo costituiti in occasione della Team Call for Ideas con l'idea di realizzare un antifurto barra rilevatore di collisioni per aumentare la sicurezza di chi utilizza la bici in particolare, con l'idea di aumentare come dire, la fiducia che hanno che può avere le persone, che può avere la gente nell'utilizzo di questo mezzo. Perché tra tutti i progetti siete arrivati proprio a decidere di investire in questo? L'idea della bici è stata perché qui a Catania in questo momento c'è, e anche quando chiaramente noi abbiamo fatto questa cosa, c'era un movimento che spingeva chiaramente verso la, le piste ciclabili, l'utilizzo della, della bici come principale mezzo di trasporto. E quindi già partendo da questo, noi siamo dei ferventi sostenitori appunto della mobilità sostenibile. La nostra idea era ci lavoriamo dentro, facciamo una realtà, assumiamo persone, creiamo lavoro, creiamo un indotto, creiamo tutto. Che bello sentirvelo dire. Diciamo che siamo una startup atipica, perché la maggior parte atipica di quelle lì che è a vendere, fare soldi. Esatto, fai l'app, la vendi e fai un altro progetto. Sì, sì, spingi tutto al massimo, appena sei al massimo, vendi tutto. Esatto, infatti. Noi comunque siamo già per la natura del progetto nostro, che hardware non è una tipica applicazione, per cui anche dobbiamo sostenere costi diversi e maggiori rispetto a quelli di un'applicazione che ha bisogno soltanto di software in sostanza. E sia perché appunto abbiamo questa propensione a fare un progetto, continuare con un altro progetto ma stesso all'interno della nostra azienda. Questa è la forcella anteriore col tubo di sterzo. Sì. Nelle bici in alluminio, principalmente quelle ammortizzate, sì, ma anche quelle non ammortizzate, qui è forato. Certo. Quindi togliendo la ruota si può inserire dal basso, certo, fino ad arrivare al ragnetto, okay, classico. Qui abbiamo circa 15-16 cm di spazio, okay, e quindi tu lo inserisci da sotto e poi abbiamo un sistema che lo blocca all'interno. Ok. Nella... Tra l'altro lo stiamo brevettando. Sì, sì, quindi dove si collocherà alla fine una volta bloccato questo sistema? Qui all'interno, okay, esattamente qui all'interno. Okay. E qui vedrai al massimo, diciamo a filo, circa 1-2 mm dentro la, la presa USB per la ricarica. Okay. Allora, ti avverte perché c'è un'app collegata che tu hai precedentemente scaricato. E quando la bici viene mossa, ti arriva una notifica come quelle di Telegram o di WhatsApp, quindi una push notification, che ti dice che la tua bici è stata mossa. Se tu clicchi nella notifica, automaticamente si crea una pagina che traccia la tua bicicletta. Grazie a Google Maps, sì, la posizione, fa l'animatore e quindi vede rispetto alla tua posizione dove si trova. La cosa simpatica è che tutto questo viene memorizzato all'interno di un database, per cui tu ogni volta che riapri l'app puoi verificare sia gli ultimi percorsi che hai fatto con la bicicletta che, certo, i percorsi del, dell'eventuale ladro, dell'eventuale furto o anche i punti in cui hai avuto incidenti. Per quanto riguarda il rilevamento incidenti, il discorso è un po' più complesso, perché noi abbiamo fatto questo sistema qui per evitare che avvengano dei falsi incidenti, sì, quindi, diciamo allerte inutili. Facciamo così, mandiamo sempre una notifica allo smartphone del, di chi sta guidando in quel momento, e a quel punto lui ha circa un minuto per dire che è un falso allarme. Se non interagisce con l'app, in quel caso noi diamo per scontato che è un falso allarme, cioè che non è un falso allarme, certo, ma è un vero incidente, e manda le chiamate. E manda un SMS con un link a Google Maps dicendo: tizio, ho avuto un incidente, questa è la sua posizione. Provate qua. Quindi in poche parole, se io fossi un ladro e volessi evitare che, cioè voglio fregarmi la bicicletta e bypassare questa cosa, dovrei smontare il telaio, tirare fuori questa cosa che comunque si attiverebbe e mi, certo, contatterebbe nel frattempo. Anche quello non è facile, nel senso che noi abbiamo un sistema
elettromeccanico, sì, okay. Che non si può, non ti permette di tirarlo via, toglierlo, sì. Proprio in teoria, praticamente, per come l'abbiamo, diciamo, disegnato, è un sistema che tu puoi sbloccare soltanto tramite l'app di chi ha registrato il dispositivo. Quindi per sbloccarlo tu devi materialmente collegarti via Bluetooth al dispositivo. Quindi, insomma, è rendere al 100% sicuro una bicicletta. Sì, 100% sai, è difficile perché è sempre comunque un antifurto esterno, quindi è sempre fallibile. Però vogliamo rendere, però arriva ad un livello di difficoltà notevole per il ladro. Quale mercato pensate sarà più propositivo per questo apparecchio? Un mercato in cui io singolo lo compro o un mercato in cui un'azienda decide di applicarlo su tutte le sue bici? Allora, noi pensiamo... Allora, inizialmente pensavamo, sì. Allora, inizialmente pensavamo, sì. Pensavamo di venderlo ai privati. L'inizio, l'idea iniziale era questa. Inizio quando abbiamo poi iniziato. Abbiamo detto, ok, ma perché non metterlo di serie nei modelli delle marche, di una grande marca? Sì, okay. Anche perché noi ci muoviamo comunque in un mercato delle bici che è quello delle bici di alta fascia. Certo. Quindi già è un mercato di nicchia. E quindi pensare a un mercato per il consumer significa non aggredire tutto il mercato dei possibili ciclisti, ma quelle degli appassionati di bici con una bici da alta fascia. Pensiamo comunque a venderlo singolarmente, cioè al consumer, ma pensiamo anche al B2B, in modo che tu puoi comprare il mezzo, averlo già di serie, decidere di attivarlo direttamente tu come servizio in più che ti dà chi ti vende la bici. Cioè, noi pensavamo di venderlo intorno ai 150 euro, tra l'altro con 2 anni di garanzia e di abbonamento incluso, di servizio incluso, ma anche assicurazione, perché un dispositivo del genere sblocca quello che è la possibilità di fare polizze assicurative. Sai benissimo in questo momento, sia per quanto riguarda la polizza sul furto delle biciclette, ci sono delle polizze veramente con premi notevoli, perché è difficile andare poi a dimostrare che quel mezzo è tuo, perché banalmente puoi raschiare il numero di telaio di serie e non sai che è tuo. È anche difficile andarle a ritrovare, certo. È facilissimo anche rubarle, sì. Perché basta tagliare il catenaccio, o addirittura nelle bici da corsa non è detto neanche che abbia tu il catenaccio, sì. Quindi è facile. Con un dispositivo del genere tu hai la possibilità di andare a ritrovare il mezzo e quindi di tracciarlo, di sapere anche l'utilizzo che ne fa il conducente per vedere se magari rispetta i limiti, fa manovre azzardate, e quindi puoi tarare una polizza ad hoc per questo. E un'altra cosa che puoi fare è legare una polizza di infortunistica, perché sei sicuro al 100% grazie al rilevatore che lui ha avuto un infortunio, esatto. Che ha avuto un incidente. Dove ce l'ha avuto? Dove ce l'ha avuto? Questo era il nostro primo prototipo. Chiaramente questo non entrerà mai nella bicicletta, ovviamente, ma neanche forse nel furgone. Però ha tutto quello che serve per il nostro sistema, ovvero ha un modulo, quello lì che è GSM, tutto quello che vedi alle spalle. Mm-hmm. Questo è il microcontrollore, accelerometro, batteria e indicatore di livello batteria. Perché non l'abbiamo detto, ma comunque nell'app ti compare anche il livello di batteria, così sei sicuro che il tuo sistema è carico e che non stai magari, non sei fuori copertura perché è scarico. Quando si sta scaricando ti avvertono. Sì, arrivano anche in quel caso ti arrivano delle notifiche. Ok. Sì, siamo partiti da questo fondamentalmente. La nostra base era questo. Cioè noi abbiamo fatto realizzare questo, abbiamo detto questa è la nostra sfida, esatto. Deve essere qua dentro. Deve entrare qua dentro. Se entra qua dentro... ce l'abbiamo fatta sia di diametro che di lunghezza, sì, sì, sì. Per tutte e due. Questa è la batteria. Questa è la batteria. Quindi poi tu puoi capire la quanto differenza, quanto spazio rimane, esatto, per mettere tutti, sì, il resto. Esatto. Questo è poi il passaggio intermedio, diciamo. Okay. Sì, non è il definitivo perché come vedete c'è un po' di roba saldata, okay, qui che non ci dovrà più essere. Ci siamo quasi comunque. Però ci siamo quasi perché abbiamo tutta l'integrazione dei moduli che ci servono, vedete GSM, micro SIM, anzi nano SIM. Microcontrollore, antenne varie, e quindi questo è poi il risultato che poi chiaramente va ripiegato su se stesso e inserito in un package del genere. La nostra idea è proprio questa, cioè Biker Lab nasce per questo motivo, cioè l'idea di cambiare un po' quello che sono sia gli utilizzi che ne facciamo tutti, ma anche la mentalità che c'è dietro le persone. Quindi se riusciamo a trovare una soluzione che sia relativamente a basso costo, comunque compatibile con quelle che sono mezzi tradizionali, ma che riesca ad innovare quello che è invece i grandi aspetti
positivi che sono delle biciclette, allora lì secondo me noi avremmo vinto. E già è lì, c'è soltanto da metterci soldi e portarlo avanti, insomma. Bene, grazie mille ragazzi. In bocca al lupo. Grazie a te.